Ciao a tutti ragazzi, sto andando a fare due acquisti a Decathlon in quanto volevo andare in bicicletta stamattina, ma purtroppo mi sono accorto che non avevo più il coprescarpe termici perché li ho usurati, diciamo, quindi sono qui, vediamo di fare qualche acquisto un po' carino. Come vedete sono di fronte all'entrata del Decathlon Piacenza. Bene, va, andiamo dentro, perché a me fare i video in giro per la strada con la gente che ti guarda come se fossi un rimbecillito, insomma, mi fa un po' impressione. Poi invece quando entro qui sono, per me è come entrare, non so, in una specie di paradiso, no? Io qua ci vengo spesso per comprare cose utili, nel senso, come rapporto qualità-prezzo, quando devo prendere qualcosa per abbigliamento o piccoli ricambi, vengo sempre qua, in quanto comunque il rapporto qualità-prezzo è molto buono. Ora mi dirigo verso la mia corsia. Eccoci qua di fronte a tutti i coprescarpe, da quelli economici della B-Twin a quelli un po' più carini della Shimano. Adesso vediamo un attimino quale prendere. Ci siamo, acquisto effettuato, adesso faccio un girettino, poi mi reco alle casse e niente che dire, penso che con 50 euro me la caverò. Ho preso sia i coprescarpe che i guanti giallo fluo, coprescarpe neri, perché gialli fluo non c'erano. Siccome a me il giallo fluo piace da Dio, li avrei voluti prendere così, però niente, adesso poi appena arrivo a casa vi faccio vedere cosa ho acquistato. A dopo. Ora, allora, tornato da Decathlon, come potete vedere ho speso 48,98, 49 euro, e mi sono portato a casa un bel paio di coprescarpe della Shimano. Al tatto sembrano molto molto resistenti, devono avere un buon grado di resistenza all'acqua e al vento, come indicato anche qui sulla confezione. Adesso ha messo a fuoco, vedete, da temperature da meno 5 a 5 gradi, quindi sono le temperature, diciamo, invernali, quindi va benissimo. Vabbè, con dettagli riflettivi, resistente all'acqua, resistente al vento e niente, hanno anche un allaccio apposta sotto per essere utilizzate in mountain bike. Dopodiché ho preso questi guanti a misura M della B-Twin, li ho provati prima di prenderli, ma sembrano molto molto confortevoli e caldi. Che altro dire? Niente, mi resta solo da provarli. Il giorno che farò comunque il video sull'abbigliamento invernale ve ne parlerò. Con questo concludo il video sugli acquisti di Decathlon e ci sentiamo prossimamente. Ciao a tutti!